abbiamo lavorato a lungo ora per questo, però al di là della situazione del contesto economico-commerciale e della città, il rapporto con i dottori e con i ragionieri commercialisti per noi è fondamentale. Poi con Roberto, con Garantini, abbiamo più volte parlato in questi anni. Siamo arrivati a organizzare una cosa che per noi è un po' un fiore all'occhiello, no? Che è l'evento di gennaio con il telefisco, che è una cosa a cui ci teniamo molto. Però è il rapporto interpersonale tra i nostri uomini, cioè i nostri direttori di filiale e voi, e la consulenza che i nostri uomini vi possono e vi devono dare, ancora di più con l'entrata nel gruppo Intesa, perché noi dobbiamo continuare a fare, noi abbiamo una forza incredibile, che è quella di essere buona per tutti in città, nella nostra provincia, e di conoscerci un po' tutti. E questa deve essere una forza che deve continuare a contraddistinguerci. Avremo dei prodotti, il 22 di giugno noi migriamo sul sistema informatico di Intesa, e quello ci permetterà all'inizio di creare qualche problema. Di questo mi scuso già anticipatamente, perché so già che ci saranno questi problemi, così colgo l'occasione anche per affrontare questo piccolo grosso problema. Però nel tempo, e spero che il tempo sia il più corto possibile, ci dà la possibilità di avere accesso a prodotti che sono incredibili. Ora io guardavo, scorrevo prezzi, ho visto che al congresso nazionale di marzo Intesa ha fatto una parte grande e ha preparato dei prodotti proprio per i dottori ragionieri commercialisti, gli esperti contabili a livello nazionale, e noi potremo accedere a questi prodotti in tempo reale, e si tratta perciò di fare formazione al nostro interno, perciò ai nostri consulenti, ai nostri direttori, che sono poi il vostro alter ego, e fare informazione a voi, cioè rendervi edotti della possibilità di avere questi prodotti, perché quando parliamo di internazionalizzazione dei clienti e del fatto di essere sempre più a 360 gradi, avere vista che non si limita alla nostra provincia, ma qua i competitor si trovano tanto a Spezia quanto in Italia, quanto in Cina, perché ormai è sempre più così, e questo deve far sì che dobbiamo far crescere insieme i clienti, perché poi l'informazione è rivolta ai clienti. Ancora troppe volte, soprattutto nei clienti piccoli, vedo poca informazione sul mondo che è cambiato, sul mondo dei rating, sul mondo della qualità del credito, sul mondo della qualità di un bilancio, perché nelle grandi realtà, nelle grandi aziende, che ci sono aspetti ma per tutto, questo si è già centrato. Nei piccoli e medi no. E in questo momento qua di difficoltà, fare questo tipo di formazione, di informazione, sia a livello di prodotti che a livello di bilancio, di credito, la parte finanziaria, poche volte sentono ancora i vostri clienti sentono ancora come propria la parte finanziaria come attività dell'azienda. Su questo dobbiamo lavorare veramente tanto. Questo a prescindere dalla crisi. Poi sul rapporto con voi, io mi auguro che continui così e riusciamo a darci le risposte che ci siamo dati in questi anni.